Senatore Gotor, lei insieme ad altri 69, 70 senatori del PD avete proposto una lettera documento. Basta autogol, serve uno scatto d'orgoglio. Qual è il punto di critica al partito? Ma non c'è un punto di critica al partito, c'è un punto di critica a una ventina di deputati, che sono una minoranza rispetto agli oltre 400 del Partito Democratico, che secondo noi hanno fatto una tempesta in un bicchiere d'acqua. Quello che è accaduto in questi giorni in realtà è semplice, e ciò che invece viene affermato è molto spesso una strumentalizzazione, una falsificazione. È accaduto che il PDL ha chiesto una sospensione dei lavori della Camera e del Senato per 3 giorni, che è stata respinta seccamente dal Partito Democratico. C'è stata poi invece, nel completo rispetto delle consuetudini parlamentari, una richiesta di sospendere per qualche ora per tenere una riunione del proprio gruppo, e questo gli è stato concesso. Era avvenuto in questo modo una ventina di giorni prima, quando il PD aveva chiesto la sospensione dei lavori perché doveva tenere la propria direzione nazionale. Ecco, secondo me è avvenuta una strumentalizzazione di questo fatto ed è una strumentalizzazione che non fa bene né al Partito Democratico e né al governo Letta. Noi questo volevamo denunciare. Lei si sta riferendo ai suoi colleghi cosiddetti renziani che hanno anche loro fatto una lettera indirizzata al segretario Epifani? Ma guardi, tra questi 20 credo che ci sia non solo dei deputati vicino a Renzi, ma anche dei deputati vicino a Civati. Ci fa un danno e al Partito Democratico e al governo, che in questo momento si trova in una situazione difficile e certo non ha bisogno di ulteriori complicanze. C'è in questo momento una tensione che sale all'interno del partito. Secondo lei è frutto dell'avvicinarsi del congresso e quindi le diverse anime del partito cercano visibilità o è proprio il Partito Democratico che si sta logorando nell'esperienza di governo con Berlusconi? No, guardi, ho l'impressione che sia più vera la prima cosa che lei ha detto, cioè che siano dei posizionamenti che sono condizionati dal clima congressuale. Il PDL, secondo lei, come minacciato dal capogruppo al Senato Schifani, davvero staccherebbe la spina al governo in caso in cui la Cassazione confermasse la sentenza di condanna a Silvio Berlusconi il prossimo 30 luglio? Sarebbe un atto molto grave, sarebbe invece consigliabile che le questioni giudiziarie di un singolo non influenzassero l'attività di questo governo di servizio e di emergenza nazionale. C'è un altro fronte di instabilità all'interno del Partito Democratico che riguarda l'ineleggibilità di Silvio Berlusconi, il cui iter oggi è iniziato proprio nella giunta delle elezioni del Senato e che vede qui il Partito Democratico dividersi. Qual è il suo punto di vista su questo? Secondo me, il centrosinistra deve liberarsi dalla idea di battere Berlusconi utilizzando lo strumento giudiziario. Questa è un'idea che è sbagliata e che poi non porta il consenso necessario che serve invece a batterlo politicamente come deve avvenire.